Il rumore dei tacchetti, presentiamo racconti tecnici del Sannio, Carmine Collina, Massimo Santucci. Un applauso ai nostri ospiti. Una cosa che volevo dirvi subito è che noi dobbiamo, io volevo che arrivasse pure Maria Teresa, che volevo che festeggiassimo anche lei, però noi l'abbiamo già festeggiata. Allora, il rugby serve molto importante nella vita perché fa diventare presidi. Serve moltissimo. Infatti Carmine Collina, che ci ha conosciuti parecchi anni fa, ma che prima di conoscerci faceva, già si occupava di rugby, praticandolo, i tacchetti servono a correre di più, a essere più tenaci, a essere più volitivi, tant'è che i suoi tacchetti l'hanno portato a diventare presidi. Quindi noi oggi gli facciamo anche gli auguri a tutti i ragazzi della scuola che hanno conosciuto come noi. Adesso io ti senti il ruolo del giocatore di rugby, che ha perso 20 kg, però comunque ha più di 20 kg, vabbè. Però è sempre un preside, quindi non sarà più un giocatore di rugby, ma sempre un preside. Quindi abbiamo perduto un giocatore di rugby, abbiamo guadagnato un preside. Al di là di questa battuta, il libro di oggi io l'ho vissuto come un'esperienza abbastanza imbarazzante, essendo un antisportivo naturale, perché non ne capivo niente, non so di che cosa si trattasse. Ragazzi, c'è tutto a posto, è successo qualcosa, i tacchetti hanno creato qualche difficoltà psicologica, no? Poi ci rappresenterete, perché sono indicati brevemente in qualche punto del libro i nomi dei vari giocatori di rugby, Pilone, io l'ho letto. Sì, poi. Poi ce li illustrerete, perché io ovviamente mi perdevo, andavo sul vocabolario a cercare Pilone, mi portava su un altro Pilone, però comunque il dato è che siamo all'oscuro, e sono all'oscuro anche sul modo in cui si gioca, anche se voi qui nel libro lo raccontate. In realtà però in questo libro voi raccontate tante cose, al di là del rugby vi raccontate molte storie di persone, questa è la cosa più bella poi di questo libro. Alcune storie di queste persone, per esempio Franco Ascantini, che voi indicate. Io ho visto nella chat, per esempio, nel leggere le teleali, ho visto che una delle persone che Tullia Bartolini diceva che era amica della figlia di questo Franco, che non c'è più, è ancora lì. Scusa Franco, non ti ho tirato le cuore. Dice che una persona, ad esempio, straordinaria. Allora, ha detto una persona di fuori del corpo, che l'ho letta in una chat, quindi parlate di tante persone straordinarie. In particolar modo parlate di Franco Pepe. Di questo Franco Pepe che io ho visto in tante fotografie diverse, perché in molte fotografie parlate anche di una successione di eventi che sono anche eventi strettamente legati alle vicende sportive di San Giorgio e di Benevento, perché poi c'è stata a questo certo punto un'unione, c'è stata una fusione di organizzazioni sociali, però effettivamente raccontate anche delle vicende che sono state delle vicende poco chiare, che hanno determinato poi dei mutamenti. Però a me quello che interessava maggiormente, poi parleremo anche di queste cose, sì, sono un po' più di derivazione legata a San Giorgio, quindi legate in parte in modo coloro che sono di San Giorgio, forse non so se c'è qualcuno di San Giorgio oggi tra noi, possono seguirvi maggiormente, ma quello che mi interessa maggiormente è seguire invece il dato dei vostri due momenti introduttivi e dei vostri due momenti conclusivi. Perché? Perché in quelli voi riassumete poi la grande sintesi della vostra vita per il rugby e soprattutto di questo straordinario campetto che io vorrei vedere, che adesso non c'è neanche ancora. Più, c'è ancora, però non giocano più lì, da quel che ho capito, non giocano più lì, che diventava un perimetro dell'anima, cioè in cui le persone si incontravano, diventavano altro, tant'è che non ne riuscivano a fare a meno, addirittura qui si parla di odori, no? di sensazioni, di rumori che riguardavano quel campo. Il nostro amico poeta Alessio Viola, uno dei grandi poeti scrittori, Alessio Viola Barese, mi ha detto, quando io ho mandato la perché sapevo che lui è un ex giocatore di rugby, Barese, quando gli ho detto che ho mandato la cosa, ha detto, mi ricordo quelle partite a Benevento a San Giorgio del Sangue. Quindi mi ha detto che siamo a San Giorgio del Sangue, dice, vieni, purtroppo non è potuto. Diciamo, le partite a San Giorgio si ricordano, sai che c'è? Evidentemente era proprio il campo. Ah, il campo.
rimasto così, tra l'altro. Diciamo che si prestava poco al rugby idealizzato. Dai, ci stava il rugby nella maniera più brutale possibile. Diciamo, ti lasciava qualche segno. Brutalmente rugby, diciamo così. Sì, brutalmente. Diciamo. Però la cosa che io vorrei che ci raccontaste è questa scuola di vita che è stata il rugby, che poi fondamentalmente, poi leggerò dei piccoli stralci che è scritto benissimo in questo libro. Le interviste sono molto belle, alcune particolarmente toccanti, però è scritto bene, molto bene, dove entrambi siete due scrittori di razza. E Carmine, poi io già sapevo delle doti di Carmine, i ragazzi, se qualcuno la pensa diversamente, si può usare e motivare perché la pensa diversamente, è un grande scrittore. E devo dire che ci sono dei passaggi, in particolar modo il tuo necrologio di Franco Petri, con il quale comincerei, se voi me lo consentite, leggo il tuo necrologio di Franco Petri. Che Franco Petri è questo pioniere che dalla scuola portava, ha travasato queste esperienze dei ragazzi, se non lo trovi, dove sta? La pagina 6. Travasava questi ragazzi, li portava dalla scuola di San Giorgio, li portava verso l'amore per il rugby, e molti di questi ragazzi, per il loro amore per il rugby, hanno cambiato anche le proprie vite. Voi in qualche modo siete anche voi protagonisti di questi mutamenti di vita. Lui poi individuava che non devi essere necessariamente grosso, vedevo se sei mingherlino, poi in relazione anche al tipo di gioco, tutti venivano presi, e poi c'era un travaso nelle varie età, ho capito, questo poi è stato poi il segreto di quello straordinario successo. Quel giorno decidessi che dovevamo giocare a basket, stabilisti col tuo solito piglio e con la voce roca due squadre, 5 contro 5, e ingressi a rotazioni. E ero tra quelli che ruotavano, sta parlando Carmine Collini. Mi chiamassi ed entrai. Tu sapevi bene che io non ero fatto per la palla a canestro, ma mi volevi in campo a correre come un pazzo dietro la palla. Ah, tu poi avevi un compito specifico nel rugby, poi ci spieghi cos'è, che è una cosa che mi divertiva molto, già la parola mi divertiva. Poi succede che il mio avversario fa un terzo tempo e io lo subisco, ne fa un secondo e io lo subisco ancora. Terzo tempo nel rugby è una cosa diversa, abbiamo conservato il posto per te, neopreside, il posto per te c'è, è stato conservato, okay, nonostante il tuo ritardo. No, non ci sono giustificazioni, vieni a sedere. Non riusciva a trovare il posto. Quindi fa un secondo, io lo subisco, secondo terzo tempo, io lo subisco, al terzo gli vado incontro e mentre sta per tirare con una spallata lo sbilancio, costringendolo a cadere nei ferri del canestro. Avevo paura di aver fatto qualcosa di sbagliato, ma tu accorresti e mi dicesti: tu oggi vieni sul campo ed io a fare cosa? A giocare al rugby. Dicesti, e la mia vita cambiò, la mia vita come quella di tanti altri ha incrociato la tua voce, la tua forza, la tua passione, il tuo amore per il rugby e per la vita. Tu sei stato il maestro che ha fatto di me un rugbyista, un tallonatore, un uomo. Quindi per essere uomini bisogna essere tallonatori, ricordate. Fatta una meta non abbiamo vinto, subita una meta non abbiamo perso, bellissima questa frase, è la frase che ripetevi prima delle partite per insegnarci il coraggio, per educarci alla vita, per mostrarci che il destino non è mai scritto prima e che non bisogna rassegnarsi mai, mai. Era con quella frase che ci hai resi uomini, che mi hai dato la forza di superare i miei limiti, anzi di fare dei miei limiti il mio punto di forza. Se sono un uomo, se ho sempre creduto in me stesso, se ho sempre pensato che le cose le possiamo cambiare noi, con i nostri sogni e le nostre idee, lo devo a te che mi ponesti al centro di una linea perfetta, virgolettato, che mi invitavi a rispettare l'avversario, ma allo stesso tempo a non aver mai paura. Sei tu che mi hai insegnato a raccogliere la palla a terra, a strapparla dalle mani dell'avversario, a decidere quando andare a terra e quando restare in piedi. Tu mi hai insegnato ad entrare in mischia, a spingere, a resistere, quando c'è da soffrire e placcare. Tu che non smettevi mai di incoraggiarci, di farci sentire la tua presenza, tu ci hai insegnato l'umanità più profonda e vera, quella del rugby. Su quel campo di basket tu vedesti in me un rugbyista e io lo sono sempre stato e sempre lo sarò. Sul campo da rugby hai fatto di me un uomo. Nel rugby non si perde mai, anche quando mi hai insegnato, anche questo mi ha insegnato, si vince ogni volta che si è se stessi, fino in fondo insieme ai propri compagni. Oggi te ne sei andato, ma io sento ancora la tua voce a bordo campo che grida: spingi, spingi, e questo mi basterà per dirti addio fin quando ci ritroveremo su quel campo che ha tenuto insieme le nostre anime. Questo è il tuo necrologio a Franco Petri. Una domanda iniziale, come si fa a diventare uomo?
attraverso il rito rugby. Ti volevo chiedere per la verità, ma poi escludevo Massimo, come si fa a diventare preside attraverso il rugby? Diciamo che per me è la stessa cosa. È la stessa cosa, sì. Perché sì, mi fa piacere che tu hai scelto questo passo come inizio di questo nostro colloquio, di questa nostra discussione. Diciamo, per me è un'emozione ritrovarci, ritrovarmi diciamo a parlare di una cosa per me molto intima, che è il rugby, e farlo però in una posizione, diciamo, tra virgolette, da ospite, con i miei studenti, con i quali normalmente un rapporto sempre molto più colloquiale e informale, quindi loro stanno già ridendo di me, lo so già. Però sono molto felice di questa cosa, perché in realtà questo libro è servito a tante cose, un poco a ricostruire una storia di una comunità, perché dentro queste pagine c'è la storia di una comunità che si intravede nei personaggi che sono di San Giorgio, occasionalmente di San Giorgio, ma in realtà nella loro postura, nel loro modo di relazionarsi, sono dei personaggi tipici del nostro sangue, testardi, volitivi, estremamente determinati, non sempre concreti. E poi però ci sono i frammenti nostri, i frammenti che tu hai colto, cioè quelli del nostro vissuto, della nostra anima. Il rugby te lo insegna questo. Il rugby è uno sport, prima mi dicevate, è uno sport violento oppure uno sport non violento. È uno sport dove la violenza ha un senso. Ci sono tanti luoghi comuni sul rugby che gli inglesi hanno insegnato nel mondo, come quello famoso, come era il calcio, uno sport violento per persone ricche, il rugby è uno sport da signori, insomma tutta una cosa che non so dimenticare, però diciamo era si intuisce. Però in realtà il rugby parte da un principio fondamentale, ha senso se rispetta delle regole. Voi mi direte, vabbè, ma questo vale in tutti gli sport? No, non vale in tutti gli sport, perché in molti sport il senso è eludere le regole, è essere furbo, astuto, e questo ha una morale, ha una sua morale. Non lo sto mettendo in dubbio, ovviamente mi riferisco al calcio, diciamo la patologia collettiva con cui, oppure spesso si dice appunto un business, eccetera, eccetera. Il rugby, anche a livello ultra professionistico, dove guadagni magari tanti soldi, non puoi giocare a rugby se non rispetti alcune regole. Le regole le rispetti se conosci i tuoi limiti, e quindi questa cosa ti rende uomo nel senso, ti fa scoprire l'umano che è in te, e quindi la necessità della relazione. Nel rugby la mischia è composta da 8 persone, la linea che dicevo prima è la prima linea, quindi io rubo solo un minuto poi dopo. Diciamo la prima linea sono i primi 3 che entrano a contatto con gli altri 3 dell'altra linea, no? Quindi sono quelli che si scontrano nella mischia, e quella è la linea perfetta per una serie di cose, perché quando entri e ti abbassi devi rispettare dei movimenti. Questi movimenti vanno fatti, cioè ti devi assolutamente fidare di chi hai di fronte, cioè il tuo avversario, e di chi ti sta vicino, perché se sbagli quel movimento ti rischi di farti del male, farti molto male, male al collo, male alle costole, e per questo la linea è perfetta, perché è perfetto il movimento che fai con i tuoi compagni, ed è perfetto il movimento che dall'altra parte accompagna questa, è un'armonia, è una specie di, è come suonare in un'orchestra. Questi 3 entrano in contatto, in realtà sono gli unici che entrano veramente in contatto, perché gli altri 5 che stanno dietro spingono e stanno in contatto con i loro compagni di squadra. Un'altra delle metafore che noi usiamo nel rugby è quella della mano. La mano ha 5 dita, però la mano è un pugno, è ognuno di noi nella sua individualità che esprime se stesso, il suo potenziale, il suo talento, le proprie idee, e però quando si chiude dà il senso del gioco e dà il senso di dove si trova. Se tu cresci a 11 anni
in questo modo. È ovvio che quando sei in classe a lavorare con i tuoi studenti, l'unica cosa che gli puoi dire, non emergerai mai solo come individuo, ma emergerai se tu come individuo sei in un collettivo, ma un collettivo che rispetta delle regole. E questo vale per tutto. Il pallone non si passa avanti, si passa indietro, però è una linea che avanza. E voi immaginate il controsenso, è un altro luogo comune del rugby. Il rugby segna annullando l'avversario, cioè tu porti la palla dietro una linea di meta e la devi portare spingendo gli avversari indietro, però non puoi passare il pallone avanti. Quindi tu devi avanzare, ma passare sempre il pallone almeno un centimetro dietro di te. Lo puoi fare se ti fidi, se tu sai che alla tua destra, alla tua sinistra c'è qualcuno che ti sostiene. Si chiama il sostegno, la seconda regola principale per giocare al rugby. La prima, il pallone si passa indietro, il secondo è il sostegno. Il sostegno significa che tu devi esserci sempre, non c'è un momento in cui puoi non esserci. E questa per esempio è una cosa nella società che non sempre si capisce. Mo sto facendo una bella esperienza da dirigente, ecco, però sto vedendo che l'idea del sostegno come idea comunitaria non è un'idea che funziona molto nella nostra società, perché il sostegno è gratuito, il sostegno si fa a priori, si fa prima di tutto, cioè il sostegno non ha negoziazione, non è che ti dice oh, guarda se mi dai 10 euro di sostegno, quello è un contratto, il sostegno è gratuito, cioè avviene prima che tu immagini che possa succedere, ma tu sai già che stai sostenendo. E quindi il rugby ti insegna questo. E poi terza cosa, ti insegna che per essere bravo e per essere se vuoi anche il migliore devi necessariamente conoscere i tuoi limiti. Uno che vuole essere bravo, vuole essere il migliore, ma non sa guardare i propri limiti, produce dei fallimenti epocali. E nella nostra società questi fallimenti ne vedo tanti, 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 tanti. Purtroppo il rugby è uno sport che richiede tanto sacrificio, ma qui abbiamo un rappresentante del movimento qua a Telese. Il sacrificio più grosso è portare i ragazzi sul campo, si gioca in 15. In 15, 15 fa il 15 base, sono tre squadre di calcetto. È una squadra di calcio con 4 persone in panchina. Quindi è un movimento complesso da portare avanti, che va molto sostenuto. E però questo, ecco, quando ti entra poi nella mente ti cambia la vita, alla fine pure se smetti di giocare continui ad essere rugbyista per tutta la vita, cioè una forma mentis praticamente. Massimo, tu il tuo punto di vista su questa umanizzazione, disciplina l'umanizzazione? Sì, non avevo mai così, la prima frase del libro, infatti lo voglio, spesso così vado a rileggere, infatti dico che il rugby, se io vi scrivo di rugby da tempo perché è la grande passione della mia vita, quindi effettivamente quindi è così, come diceva Carmine, appunto si comincia così per gioco, perché casomai un amico del cuore già gioca da rugby o gioca a rugby, e quindi poi alla fine non mi fa più me, nel senso che la nostra esperienza è stata questa qui, abbiamo cominciato da piccolini alle scuole medie dove c'era questo professore vero, quindi che ci ingaggiava, e poi da lì non abbiamo più smesso praticamente, perché ancora oggi quindi calpestiamo i campi, quindi con altre, così, con altre, sempre con la forma ovale, magari appunto con meno impegno del passato ovviamente, però la passione c'è, quindi diciamo si uomini fino in fondo, ecco, quindi il rugby ci ha reso sicuramente migliori come persone, infatti anche nel libro, anche poi con i compagni che spesso, con cui spesso ci incrociamo, perché poi un'altra cosa bella del rugby appunto è che si resta amici, ecco, quindi anche con Carmine, quindi con Carmine c'è qualche anno di differenza, lui è andato a scuola con mio fratello, per dire, però appunto quando ci si vede c'è sempre appunto la voglia di stare insieme, di bere una birra insieme, questo vale per tutti quanti i ragazzi con cui abbiamo giocato, quindi c'è questa sensazione appunto particolare, quindi questo feeling particolare, quindi, che si instaura tra chi ha giocato a rugby, che anche se non ti vedi per una vita, poi ti incontri al bar, è come se non ti fosse, cioè così, è sempre così un piacere di rivedersi, quindi questo è un aspetto veramente molto bello
del rugby, ed è una cosa appunto che va avanti da sempre, ecco. Quindi da questo punto di vista, ripeto, questo libro è stato bello anche per questo, perché è stato appunto, come dire, mettere su nero su bianco, dare appunto una forma, una storia che era nella mente di tante persone, perché veramente a San Giorgio il rugby ha significato tante per molti ragazzi, veramente tantissime persone hanno giocato a rugby, chi più, chi meno, ma veramente c'è stato un coinvolgimento molto, molto, molto importante. Infatti nel libro noi non è che raccontiamo la vittoria, la sconfitta, quindi raccontiamo, facciamo parlare le persone, perché poi attraverso il racconto di chi in qualche modo è stato protagonista di questa storia lunga che tuttora quindi continua, si ha uno spaccato di quella così che è la vita di una comunità. Infatti c'è il professore di educazione fisica, c'è il farmacista, ecco, quindi c'è l'insegnante che adesso è diventato preside, ci sono io, ma ci sono anche tante altre persone quindi che hanno raccontato la propria storia, quindi come si sono avvicinati al rugby, che cosa ha significato il rugby per loro, perché effettivamente così abbiamo un po' abbracciato quelli che sono stati i protagonisti di questi 40 anni più di storia, così proprio così come poi ognuno in qualche modo si ritrova nelle varie storie, ognuno quindi può dare un ulteriore significato alle cose che abbiamo scritto, anche perché poi, come spesso succede nelle piccole comunità, storie così importanti vanno perse, quindi se non c'è magari un documento dove in qualche modo si ferma un po' l'attenzione, si fotografa quella che è stata, secondo il nostro punto di vista, perché ovviamente questa non è la storia ufficiale, ma sono appunto storie, sono racconti che noi abbiamo in qualche modo registrato, però insomma tra 10, 20 anni, 50 anni, quindi qualcuno potrà in qualche modo riscoprire o portare avanti, come si sta facendo, la storia dell'Enghibistica a San Giorgio del Sannio. E quindi in qualche modo noi siamo stati, come dire, coloro che hanno cercato di fissare un punto, ecco, un inizio, che questo inizio appunto è soltanto un inizio e non è sicuramente una fine, perché la storia, come noi diciamo molto spesso, quindi continua. No, ma voi raccontate addirittura che ci stanno, cioè, una tale solidarietà tra di voi che quando ci stava da fare il trasloco, per esempio a casa di qualcuno, gli altri gli andavano a dare una mano, soprattutto se questo aveva un impegno, non vengono perché c'è da fare il trasloco a casa, e tutti quanti andavano a fare una mano a fare. Infatti stiamo parlando di una persona che per me mi commuovo. Quando parliamo di alcune persone mi commuovo, quindi... Vabbè, parla tu, quindi racconta tu. No, diciamo sì. Questa commozione è reale, perché poi dentro apro una piccola, diciamo, ulteriore parentesi su quello che dicevamo prima. Il rugby, soprattutto quello che abbiamo giocato, noi quando l'abbiamo cominciato nella provincia di Benevento, ovviamente di Meva era il punto di riferimento, eravamo considerati, si diceva di Meva Benevento, c'eravamo noi, poi c'era San Giorgio, c'era Paduli, era voi chiamavate San Giorgio. Però eravamo chiamati il Galles del Sud, che era un bello orgoglio. Perché il Galles è una grande nazione. Perché il Galles è una grande nazione rugbistica, ed era ovviamente un momento di rivendicazione identitaria molto molto forte. Questa cosa in realtà ci inorgogliva, perché quelli che poi c'erano su questo campo, il campo che è il protagonista di questo libro, è un campo di terra battuta, è un campo... In un passaggio lo trovate scritto, è un campo duro quando fa caldo e se piove diventa fango, quindi nell'uno e nell'altro caso non è, diciamo, la situazione più confortevole per giocare a questo sport, però mai nessuno si è lamentato. Perché mai nessuno si è lamentato? Perché in realtà a rugby giocavano i ragazzi alti, i ragazzi bassi, i ragazzi con un certo tipo di fisico, i ragazzi con un certo tipo di situazione sociale, di background. Io ero figlio di due insegnanti e ero sul campo, passavo praticamente la maggior parte del mio tempo con amici che venivano da situazioni totalmente diverse. Questa cosa qui faceva in modo che si stabilissero delle relazioni reali, vere, autentiche, non più filtrate. Il mio padre non è mai venuto a vedere una partita sul campo,
E una volta solo viene mia mamma, un ragazzo si ruppe una gamba, non è più venuta, e ogni volta che sono uscito, fino ormai all'ultimo giorno che avevo 33 anni quando ho smesso di giocare, mi diceva: ma che ce vai a fare? Quindi lei ha sempre rifiutato, però per me questo era un motivo di orgoglio, perché io sapevo che non avevo il filtro genitoriale. Quelle relazioni poi ce le siamo portate, e il gruppo che ha portato poi quella squadra di un piccolo paese, di povero, perché non c'avevamo finanziamenti, non c'avevamo niente, che ha portato quella squadra ad essere campione d'Italia, a guadagnare la Serie B, che era all'epoca praticamente il secondo torneo a livello nazionale. Quelli lì si sono legati in rapporti di amicizia talmente profondi che si riconosceranno sempre in qualsiasi, quindi anche se c'era appunto un trasloco, e poi qualcuno purtroppo ci ha lasciato, e questa cosa ci addolora ancora oggi. E qui la conosce. Sì, infatti, scusate, però queste sono le sensazioni che sì, il bello della diretta è questo. Esatto, no, effettivamente sono persone appunto che hanno plasmato la nostra vita, quindi sono stati educatori, prima come insegnanti, anche sul campo, perché poi, come diceva Carmine, appunto trascorrevamo tanti momenti sul campo, in trasferte, quindi durante tutto l'anno erano tanti momenti in cui stavamo con queste persone. Quindi persone molto semplici, quindi con cui si dialogava di tutto, poi con le trasferte lunghe in pullman andavamo a giocare in Sicilia, e quindi effettivamente si passava tanto tempo insieme. Infatti un'altra cosa simpatica, quello come diceva Carmine, è che molto spesso i nostri genitori non venivano a vedere le partite, infatti questa è pure una cosa strana, perché c'era come dire, un rifiuto. Poi a casa mia eravamo in due a giocare, mio fratello pure giocava a rugby, quindi la domenica quando tornavamo a casa tutti insomma messi male, borse sporchissime di fango, mia mamma che lavava, quando la smettete di giocare? Quindi, ma quando la smettete di giocare, di fare questo sport? Mia mamma pure, mai vista una partita di rugby, anche se mia mamma è veneta, quindi in qualche modo è veneto, poi così è una tradizione molto più forte, però mia mamma non è mai venuta a vedere una partita, mio padre anche lui è venuto una volta a vedere una partita, si ruppe il dente mio fratello, quindi poi infatti quella inveiva contro il professore Lema, ma saluto adesso chi va che il dente, insomma, tutte varie cose, perché effettivamente insomma era un bel danno, oltre che l'aspetto diciamo, fisico c'era anche l'aspetto economico che era non sottovalutare. E quindi queste qua sono, così nel libro appunto raccontiamo anche di questi aneddoti, quindi queste storie, ma veramente ce ne sono tantissime storie da raccontare. Mi è molto piaciuta questa cosa di quei due ragazzi che litigarono vicino all'autobus prima di partire per una trasferta. Sì, e chi era l'allenatore? Era Lorenzo, appunto, un mio coetaneo, poi diciamo coetaneo nostro, quindi con cui abbiamo giocato insieme. Tra l'altro poi un'altra cosa bellissima del rugby è che si è amici anche fuori, nel senso che le persone della mia squadra non è che ci vediamo soltanto al campo, poi stavamo sempre insieme, quindi si faceva allenamento, ci si vedeva dopo, durante la settimana, il fine settimana, era così, quindi si viveva, eravamo amici anche fuori dal campo, questo valeva per noi, ma anche cioè, per la generazione quindi, che ci ha preceduto, quindi quelli che in qualche modo hanno avviato tutta quanta questa storia, ancora oggi sono amici perché appunto hanno condiviso una passione, ma poi hanno condiviso tante passioni nel corso della vita, quindi questa è un'altra magia del rugby, ma anche forse dello sport in generale, ecco, non c'è assolutamente quindi presunzione da parte nostra nel caratterizzare eccessivamente il rugby da questo punto di vista. Io penso che lo sport in generale debba unire, poi c'è qualche sport che conosce di più, qualcuno che conosce di meno, ma sicuramente appunto la funzione dello sport è quella di unire, di far vivere a chi pratica appunto quello sport specifico delle emozioni, così, dei momenti di sano agonismo, di amicizia soprattutto. Ecco, il rugby per noi quindi sicuramente ha rappresentato tutto ciò e ci ha reso migliori come uomini, quindi se adesso sono come sono, perché lo dico, l'ho scritto anche nel libro, perché quindi sicuramente l'educazione che abbiamo ricevuto, quindi l'esperienza quindi che abbiamo fatto, gli esempi quindi che abbiamo avuto davanti a noi, quindi sono stati esempi positivi di cui abbiamo reso il meglio, e questo meglio quindi ci ha reso sicuramente migliori. No, devo dire che questa storia è bellissima, io sono rimasto colpito da questa storia, come l'avete raccontata, perché veramente un caleidoscopio in positivo di un progetto pedagogico vero, in cui è la vita che ti forma, però una vita non lasciata indiscriminata, una vita con delle regole, come dicevi tu, con delle scansioni precise all'interno delle quali le persone fanno delle cose. Ho detto che hai raccontato bellissimo quella cosa della mischia, mi è piaciuto molto, il fatto che tu hai i tre avversari e ti devi fidare anche del tuo avversario. Eh sì.
Sì, sì. È importante, e questa è una cosa molto importante. Questa è la, la diciamo, è la, un'altra, diciamo, dei motti tipici del rugby, è che il rugby non si gioca mai contro, sempre con. Cioè, una partita di rugby, cioè, se uno sempre dice, che ne so, io, diciamo, una grossa passione, qua tutti lo sanno, per il Napoli, cioè, non per il calcio, io seguo il Napoli in modo ossessivo. Allora io la tiro fuori la parte peggiore di me, perché tiro fuori e mi rendo conto di come poi. Però poi in realtà fortunatamente in me c'è il rugbyista che prevale. E mi rendo conto che la cosa bella dello sport, Massimo c'ha ragione, noi idealizziamo il rugby perché è il nostro sport, però in realtà il rugby più di altri si gioca con, mai contro, e quindi il contatto fisico nel rugby ha una sua nobiltà, ha una sua visione, come dire, veramente nobile, cioè non è mai patologica, cioè il contatto fisico nel rugby non è mai un contatto per offendere, per distruggere oppure per mostrare una superiorità. C'è una scena che nel libro non l'ho messa, questo forse in un altro libro lo mettiamo, c'è una scena bellissima di un mondiale del 95 in Sudafrica in cui il giocatore secondo me più forte di tutti i tempi, John Alomu, era un'ala della Nuova Zelanda che poi purtroppo è morto in modo precoce per una malattia, ed era paragonabile, che ne so, oggi al Cristiano Ronaldo della situazione. E lui in una partita importantissima nella semifinale fece 4 mete, fu una cosa proprio straordinaria, noi eravamo tutti insieme a vederlo in questa sede della squadra. Lui prende la palla, era l'unico giocatore che rompeva il gioco di squadra, cioè che tra virgolette era capace di dribblare perché aveva, e lui a un certo punto prende la palla, rompe dei placcaggi e continua questa corsa dritto. La corsa del rugby è fatta a un certo punto ad allargare il campo, quelli più veloci allargano per non essere presi e quindi arrivano poi a fare una meta in una zona più o meno laterale dell'area di mezzo. Il giocatore invece che sfida, forte, coraggioso, va dritto, e lui era uno che andava dritto. Quando rompe l'ultimo placcaggio, lui lo rompe in modo frontale, questo giovanotto che gli stava di fronte, che non era certamente piccolino, non resiste all'urto, e lui quando deve segnare a un certo punto fa attenzione a fare un saltello per non calpestarlo. L'aveva annientato, come dire, sportivamente annientato, però non l'ha umiliato. Questa è la differenza tra il rugby e gli altri sport. Cioè, nel rugby non puoi umiliare, si umilia e sei fuori. E infatti lui ha prima cura di non calpestarlo, di non toccarlo, a costo di perdere l'equilibrio, e poi segna. E quella è una meta che, nel senso, ha un valore pedagogico secondo me straordinario, cioè anche quando trionfi in realtà puoi trionfare in un modo, e lì c'era una metafora straordinaria, perché lui poi purtroppo è morto precocemente, ed è la metafora di Achille in realtà, è l'eroe, è Achille che va incontro al suo destino sapendo già di morire, e in quella meta è come se lui vivesse già la sua fragilità. Il rugby ti insegna questo, devi rispettare la tua fragilità per cogliere la fragilità come valore. Loro lo sanno, perché tutta la letteratura che ho fatto insieme a loro l'ho fatta cercando di fargli capire il valore della fragilità, però la fragilità la devi praticare, e quindi lui prima di segnare aveva capito la fragilità dell'avversario e non l'ha calpestato, ma perché era lui stesso fragile in quel momento. Il rugby vi insegna tante di queste piccole cose, che però le vivi, cioè io mo le spiego, sembra noioso, però tu le vivi, perché le vivi in frazioni di secondo, devi decidere, devi decidere, sì, questo è importante. Volete leggere qualche frammento? Ma guarda, io ho aperto la pagina su questo, su un pezzo che ha scritto Gino Vellega, che è uno dei protagonisti di questo libro,
che tra l'altro appunto a distanza di quindi 1981, quindi quasi 40 anni, quindi con l'inizio della nascita del rugby a San Giorgio. Infatti ogni volta che io incontro persone più... Quindi negli anni 70, sì, 70, sì, esatto, mi nasce negli anni 70 fino poi al 2000 e qualcosa, c'è stata una piccola parentesi che puoi riprendere. Infatti c'è una cosa molto carina, infatti anche quando giocavo, no? Periodicamente si ricordava questi episodi, questa partita a Palermo, quindi voi immaginate, partenza da San Giorgio del Sannio la mattina di sabato, anzi no, sì, la mattina di sabato, quindi viaggio fino a Palermo in bus, si arriva a Palermo, neanche il tempo di, così, di andare in albergo, ci si va sul campo, perché a quei tempi purtroppo non c'erano neanche tanti soldi, quindi non c'era la possibilità di dormire. Si gioca questa partita, la partita appunto finisce 3-0 per il Palermo, quindi per 3-0 nel rugby veramente niente, quindi era... calci, esattamente, e quindi c'è quell'allenatore che era anche il giocatore, che sbagliò tantissimi calci, e quindi lui nel suo pezzo, che di conseguenza anche appunto i miei amici quando andavamo al campo, ti ricordi quella partita di Palermo, quindi sai, questa partita di Palermo ritornava sempre in qualche modo, però noi non c'eravamo perché eravamo più piccoli. E Gino Mellega, che è il nome di questo del allenatore di allora, nonché giocatore, nel pezzo che c'ha, così, che c'ha scritto, lui appunto ricorda ancora questa partita. Infatti lui appunto chiede scusa oggi per i suoi errori di allora, perché ha vanificato, come dire, questo viaggio in me lunghissimo a Palermo, e ha sbagliato tantissime occasioni per far vincere la squadra, e quindi a distanza di 40 anni, quindi chiede scusa a chi in quel momento, così, ai suoi compagni di squadra, ed è una cosa molto carina, questo quindi fa capire proprio la passione che c'è, quindi il ricordo... Non si è spinto. Esatto, che non si è spinto, quindi a distanza di 40 anni, lui ha ancora questo ricordo di questa partita persa 3-0, e le tante occasioni perse, dove lui in qualche modo è stato protagonista in negativo in quel caso, ma sicuramente secondo il nostro punto di vista è così, protagonista in positivo, perché comunque alla fine insomma le partite si vincono, si perdono, e sicuramente però resta appunto l'episodio e il ricordo vivo a distanza di così tanto tempo nella sua mente, tant'è appunto che così, ha chiesto scusa a distanza di così tanto tempo, pertanto così è una cosa simpatica che esatto, anche perché poi il libro, come dicevamo prima, se non raccontiamo di risultati, abbiamo vinto, abbiamo perso, cioè veramente poi sono racconti, quindi ognuno, le persone che abbiamo intervistato, o coloro che per tanti motivi non abbiamo potuto intervistare, ma che hanno scritto qualcosa di pugno, ecco, quindi veramente così dal loro racconto si vince la storia personale, ma tante storie quindi collegate a queste persone che in qualche modo hanno come dire, caratterizzato, hanno influito nella vita poi di tanti ragazzi, perché poi ci sono gli educatori, ci sono i dirigenti, quindi persone un po' più grandi che in qualche modo hanno formato tante altre persone, tanti altri giovani. E tu invece... Io sì, volevo proporvi due piccoli... perché la copertina ha un suo senso, perché l'inizio di questa storia sportiva è in un campo di olivi. È un campo di olivi di un paese vicino San Giorgio, che è San Nazaro, dove questi ragazzi, accompagnati da uno di questi personaggi, che era il dottore Sedino, il Sante Sedino, cominciano ad allenarsi e partecipano a questi primi concentramenti. Allora, ci stava questo passaggio in cui lui prova a spiegare le regole. Siamo negli anni in cui il movimento rugbistico forte è quello napoletano, perché avevano vinto lo scudetto, quindi c'era una grossa... E allora questo gli dice, la partita si mette male perché dall'altra parte c'è una squadra di Torre del Greco, molto più forte, molto più organizzata. Allora lui chiama questo ragazzo e gli dice, quel ragazzo, da come l'avevo visto l'avversario giocare, segnava meta ogni volta che prendeva la palla. Chiamai Berardino, che al contrario era piccoletto ma molto tenace, e gli dissi: Berardino, ui da chi lo voglio? Sì, rispose Berardino, non ci ha fatto camangolo a lui. Va buono, ce penso io, risponde il ragazzo. Berardino prese di mira l'avversario e ogni volta che prendeva il pallone lo placcava inesorabilmente. Dopo ogni placcaggio si rivolgeva verso di me e diceva: ha visto? Solo così potemmo vincere quella partita. E quella è la prima partita che il movimento rugbista sannita, sangiorgese, ha vinto in una partita ufficiale, praticamente, quando grazie a Gerardino. Tra l'altro non solo,
tra l'altro Muzio Serino a suo tempo era uno studente di medicina che poi è diventato il medico della squadra, e infatti la storia c'è, cioè, in qualche modo così abbiamo, poi così intervistando le persone abbiamo scoperto proprio l'origine di questa storia. C'è una storia che nasce in questo campo di ulivi che era, che apparteneva, quindi era di proprietà di Nunzio Serino, perché non c'erano altre possibilità per giocare. Allora lui nel paesino di San Azzaro, quindi che è un paesino che sta vicino a San Giorgio di 800 anni, insieme ai, così era, lui studiava medicina a Napoli, e quindi a Napoli aveva conosciuto il rugby, e di conseguenza il fine settimana quando tornava a casa cercava di partirlo anche ai ragazzi del paese. E quindi la storia del rugby nasce in questo campo di ulivi, così in questo terreno appartenente a Nunzio Serino, e poi da lì insomma a scuola negli anni successivi si è consolidato il movimento rugbyista. E poi Nunzio, visto che c'è il dottore del rugby Terese, quindi del rugby Terese, quindi è stato colui che in qualche modo ha avviato questa storia. Ed è stata una scoperta per noi, perché pensavamo invece che tutto così fosse andato a scuola, invece c'è stato questo inizio in questo campo di ulivi. Il mio ricordo è la vostra, quello più particolare, la vostra vita rugbyistica. Io ne ho tanti, ne ho diciamo veramente tanti, e alcuni sono veramente, il rugbyista vive in un'ossessione fondamentalmente, perché pensa sempre di poter giocare, infatti tu sogni la notte che stai giocando, ed è frustrante perché poi dopo questi sogni sono sempre monchi, tipo arrivi tardi al campo, o è proprio, è come dico, proprio quando uno gli amputi qualcosa e te la senti ancora, continua a sentire. E quindi questi ricordi riemergono continuamente, però ce n'è uno che avevo messo anche nel libro, di quando mi trovai un anno facendo un campionato di Serie C con una squadra molto gloriosa romana, che era la Lazio, che ebbe un fallimento economico e dalla Serie A1 finì nei gironi nostri di Serie C, come avviene anche nel calcio, poi ti fanno in modo che tu parti anziché dall'ultimissima categoria, da una categoria. E quindi quell'anno giocavamo contro questa squadra. Era una partita molto delicata, perché noi tenevamo questa cosa, facevamo il girone d'andata che eravamo primi. Poi dopo facciamo Natale, sarà stato con lettura, cioè i torroni, e cominciava questa crisi, per cui arrivavi poi con grande fatica a completare la stagione, perciò dicevo il rugby sannita. E io quel giorno arrivai per primo sul campo, a me piaceva sempre arrivare prima, a scuola arrivavo sempre tardi da professore, da preside, però a rugby arrivavo sempre, mi piaceva sempre arrivare prima, guarda. E vidi questi che entravano e li vedevo tutti uguali. Ah, questo è molto carino. Li vedevo tutti. Questa è un'altra lezione di. Li vedevo veramente tutti quanti, erano proprio una squadra. Però io vedendoli così, senza una prospettiva, pensavo, beh, insomma, non sai che sei soltanto più grande di me. In realtà mano a mano che si avvicinavano, erano, perché questa era una squadra che si doveva andare a giocare alla Serie A, insomma. Fortunatamente noi eravamo contati, eravamo in 15, io quel giorno avevo già problemi al ginocchio e per emergenza giocai dalla prima linea a terza linea, quindi chi sa il rugby si mette a ridere, perché giustamente dici come ho fatto a fare la partita in terza linea, purtroppo. E ci arrangiavamo dei ruoli, diciamo. E fortunatamente quel giorno venne a piovere, e quindi questi non riuscivano a fare il loro gioco, cioè il campo, e quello è un ricordo che mi porto veramente tutti i giorni, che mi fa veramente... La cosa che mi ha colpito nel suo racconto però è anche che tu vedessi loro che erano tutti più o meno omologhi. Eh sì, perché poi vedevi i miei... Hai visto il nostro gruppo, che ognuno era diverso dall'altro. Eh sì, venivano tutti quanti... Questa differenza era una... Tu l'hai invertita anche come una caratterizzazione, come una forza. Questo mi ha colpito molto, la differenza come forza. Io ero assolutamente orgoglioso del fatto che eravamo tutti quanti totalmente diversi gli uni dagli altri. Ed ero convinto che quel giorno avremmo fatto una bella partita. Però erano tutti, noi eravamo veramente tutti diversi. Cioè, noi per fare una mischia ci voleva veramente l'ingegnere
che metteva tutti gli equilibri in un certo modo, perché magari tenevi uno alto e uno un po' più basso, e quindi è tutto un problema di assestamento, e però quella diversità, quel nostro essere, diciamo, chiaramente fisicamente inferiori, fu il nostro punto di vantaggio, cioè il nostro valore. Poi la partita l'abbiamo vinta, fu un momento molto bello, perché fu gratificante per tutti, perché ognuno superò il proprio limite in quella vicenda. E quindi questi sono i ricordi. E poi, oppure un altro che racconto nel libro, e quando abbiamo vinto i campionati nazionali e giocavamo contro il Veneto, e anche qui il nostro essere apparentemente poco organizzati contro invece l'organizzazione meticolosa di un movimento, quello Veneto, che è stato sempre all'avanguardia. E io mi ricordo questi ragazzini nostri coetanei, 15-16 anni, che però avevano già la barba, noi eravamo veramente sconcertati, perché cominciavamo ad avere dubbi, appunto, come diceva Massimo Troisi, dicevano, abbiamo fatto lo sviluppo, certo. E però mi ricordo quando facevamo questo calcio d'inizio, quando placcammo questo ragazzo, che era uno che poi ha fatto le nazionali, la nazionale, era uno forte, e fummo in tre a placcarlo, cioè per placcare uno, tre persone. Ancora oggi, quando io mi vedo con Michele e Massimo, commentiamo quel placcaggio. Cioè, non Massimo lui, Massimo più giovane. Giusto per... Sì, sì, e tra l'altro voi lo conoscete perché ha allenato i draghi l'anno scorso. Quindi se glielo dite, lui si ricorda. E quello lì per noi fu il momento in cui, ecco, la crescita, fu il momento in cui abbiamo scoperto. Purtroppo queste cose la scuola non te le insegna. Non riesce, la scuola non ti dà questo. La scuola ti dà altre cose, ma non ti dà questo. Non ti fa capire la profondità della vita in questi frangenti in cui devi saper decidere, devi... Bravo, mi piace. E il Massimo, tu ricordi? Tanti ricordi, guarda, due simpatici che ho anche scritto nella prefazione. Il primo, appunto, trasferta lunga, perché al sud dei tecnici è appunto poco diffuso, e quindi le trasferte sono sempre lunghe. Quella volta andavo in Puglia, quindi in zona Lecce, a un certo punto il mare. Professore, umano, cioè questo ragazzo non aveva mai visto il mare, quindi cioè, proprio questa esclamazione, professore Pepe, quindi professore umano, per lui a 13 anni, ripeto, non aveva mai visto il mare, pertanto attraverso i tecnici ha scoperto il mare. Oppure mi ricordo un'altra volta che andavamo a giocare in Sardegna, nessuno aveva preso l'aereo, e quindi l'emozione, la paura soprattutto di prendere quest'aereo, infatti prima di salire sull'aereo tutti che scherzavano, appena seduti sull'aereo tutti in silenzio, infatti poi il decollo che ti manca il fiato anche lì, e poi invece la liberazione durante scusa, il viaggio. Scusa Massimo, se mi scu... per esempio se trasferte in Sardegna erano clamorose, perché io poi tornavo e dicevo, ma tu sei una senza te, io sto tre volte in Sardegna, e dice che hai visto? Niente, cioè io praticamente volavamo, poi finivamo in questi furgoncini, mi ricordo una volta nemmeno il vetro, sembravamo prese delle vacche, e poi venivamo scaricati su questi campi, di cui uno, Capoterra, che ha fatto la storia del rugby italiano, non è Capoterra, che era assolutamente quasi peggio del nostro, era, e poi andavamo di nuovo nelle camionette, e di nuovo, per cui noi... Sì, praticamente sì. Non vedevamo niente della sera, però io potevo dire che sono tre volte in Sardegna. Partenza la mattina alle 4, ero con l'aereo in Sardegna. Sì, il tutto avveniva in una giornata. Rientravate in giornata? Sì, una volta sola decidemmo di non rientrare, fu drammatica perché una sera ci fu un avvelenamento, mangiamo una pizza sbagliata, e stettero male molti, diciamo, di questi compagni di squadra, ad Alghero, e finì male. Ma che poi oppure... di età molto diversi tra di voi. Eh sì, perché eravamo in prima squadra. Lui ha giocato a 15 anni, forse già giocato. Il fratello è stato il più giovane esordiente in Serie B, a 15 anni esordì in Serie B, era bravissimo il fratello. Serie B. Oppure un altro ricordo carino, così a destra di campo, quando siete in Sicilia ci fermavamo a comprare i cannoli.
Allora, una volta un ragazzo doveva portare sti cannoli alla fidanzata, quindi si era appena fidanzato, e quindi prima di partire le avevo promesso: ti porti i cannoli, noi avevamo questa cosa. E quindi, mentre durante il viaggio abbiamo organizzato tutto quanto la faccenda, quindi al posto dei cannoli che abbiamo tutti quanti mangiato, ovviamente, abbiamo messo le bucce di mela, arance, insomma. Quindi questo ragazzo è tornato a casa questa quantità, voi immaginate la scena di trovarsi con i cannoli, ma le bucce di frutta e quant'altro. E quindi sì, era un modo goliardico per far passare il tempo, però in quel caso, quindi, diciamo, lui non ha potuto godere. Si è sfidanzato. Esatto. Non so, ma sì, sicuramente sì, perché la ragazza di loro non è l'attuale moglie, non so se per i cannoli mancati, ma... Sarà sfidanzato immediatamente. Esattamente. Quindi queste qui erano le così le qualcuno cose... Vuole aggiungere qualcosa, fare qualche domanda a Massimo e a Carlo? E anche i ragazzi, che ha detto una cosa sulla scuola, sulla profondità... Una profondità di, che non insegna la scuola. Almeno la scuola che io ho in mente. Sì, sì, certo, certo. No, no, anche l'università. Anche. Posso dire una cosa? Sì, non conosco il rugby, so che a Benevento c'è stata una tradizione importante di rugby. Amo gli sport di squadra, anche se non quelli da contatto. E essendo una grande appassionata di pallavolo, posso dire che questi racconti che io appunto ti sei ascoltato in realtà sono comuni a tutti gli sport cosiddetti minori. Lasciamo perdere il calcio, che insomma ovviamente è alimentato da altre logiche, soprattutto ad alti livelli, ma in realtà tutti gli sport cosiddetti minori, appunto i principi di solidarietà, il rispetto delle regole, eccetera, eccetera, sono, insomma, sono abbastanza comuni. L'anno scorso ho avuto il privilegio, perché lo definisco privilegio, di andare ad assistere a un torneo di box. Non avevo mai assistito a degli incontri di box. Ed effettivamente mi sono resa conto che anche il pugilato, che appunto uno dall'esterno vede uno sport, chiaramente uno sport violento, ma anche il rugby non è uno sport proprio esente da rischi, no? Non è una partita ping pong, voglio dire. Però effettivamente c'è un rispetto delle regole, una etica che io non pensavo ci fosse. Quindi voglio dire, uno guardando dall'esterno effettivamente poi viene preso un po' dal pregiudizio che alcuni sport sono appunto tra virgolette più a rischio, sicuramente lo sono, però non hanno questo rispetto, diciamo così, dell'avversario. Ecco, io mi chiedo, escludendo il calcio, ma rispetto agli altri sport cosiddetti minori, in che cosa, secondo voi, il rugby si differenzia? Ecco. Io, diciamo, il rugby è un'esperienza di vita, come per lei la pallavolo. Quindi io posso raccontare l'esperienza di vita che ho vissuto grazie a rugby, attraverso il rugby. Lo sport dovrebbe essere tutto così, e di fatto lo è, lo sport praticato. Quindi, e poi io penso che anche il calcio abbia le sue regole, la sua etica, per carità, queste sono delle cose, diciamo, poco... il rugby secondo me ha però qualcosa, porta qualcosa dentro che è diverso un po' dalle altre, ma non perché sia meglio, cioè ha un codice che condivide, che non è strettamente il codice dello sport, è prima di tutto un codice cavalleresco. E mo non c'è il tempo di entrare in tutta una serie di dettagli, però ad esempio il rugby che giocavamo noi era un rugby che oggi sarebbe praticamente fuori legge al 90%, cioè mentre oggi sono delle regole che salvaguardano il contatto molto rigide, all'epoca la regola del fuorigioco, per esempio, no? Se vedi una serie di sport, sempre la pallacanestro, il calcio, c'è il tempo del con cui la pallacanestro devi tirare, eccetera, oppure il calcio, la linea del fuorigioco. Il fuorigioco, la regola, diciamo, in generale del fuorigioco, è un modo che viene anche utilizzato per fare difesa o per fare attacco. Nel rugby il fuorigioco è l'antigioco. Ai tempi nostri si risolveva in modo cavalleresco, cioè l'avversario veniva proprio punito dall'avversario e l'arbitro non interveniva. Era una cosa brutta, tant'è vero che oggi hanno cambiato le regole. Però perché? Perché quello era l'antigioco. Cioè nel rugby, se tu fai fuori il gioco, sei antigioco. Cioè non è che sei fuori dalle regole, non esiste più lo sport.
cioè non esiste più il rugby. Non sei immorale, sei amorale. Non sei, cioè, è come praticamente tu annulli la ragione stessa per cui esisti su quel campo. E questa cosa non c'è in nessuno sport. E lì il fuorigioco si mantiene tutto su un'armonia di movimenti. Chi fa l'allenatore sa quanto è difficile questa cosa. Per cui non bisogna, ma si tratta di centimetri, no? Cioè tutto si mantiene sui centimetri. Se tu però non rispetti quella regola, quel gioco non esiste. E questa qui è una cosa che sta solo nel rugby. Perciò ti ispira profondamente il valore del limite. Tu quella linea non la devi superare. Cioè non la puoi superare, perché se la superi, però è una scorciatoia. Se ad esempio la palla finisce di là, tu sei portato a rincorrerla, la palla. Ma se si è disposta una linea di gioco, tu quella palla non la devi rincorrere. Questa cosa non la insegna nessuno sport. Questa è la differenza tra i rugby e altri sport. Mi piace questa, anche questa risposta è piaciuta. Siamo molto di parte. No, io sì, capitano. Però parlando di regole, noi appunto abbiamo raccontato, conosciamo bene i rugby, i valori, tutte insomma le cose. Cioè, in qualche modo giocare, per esempio, prendiamoci con il calcio. Tu è praticamente a questo benchmark con il calcio, che però no, però se per il calcio la regola del fuorigioco, se tu porti fuori dal gioco gli altri, sei una squadra fortissima, no? Tu pensa per esempio l'Ajax, si è costruito sta grande cosa, è passato con da noi sarebbe una cosa amorale, cioè, per carità, fuorigioco, non ci vedi proprio. Sì, capisco quello che dici, certo. No, ripeto, secondo me noi siamo molto di parte perché raccontiamo una storia di rugby che però, ripeto, non è anche un altro fine, quello appunto di raccontare attraverso lo sport la storia di una comunità. Ecco, quindi questo insomma secondo noi era l'obiettivo di questo libro, era quello appunto di raccontare uno spaccato della storia del nostro paese attraverso i racconti di queste persone, quindi racconti sportivi. E il rugby è stato lo strumento che ci ha permesso di raccontare questa storia. Poi, ripeto, ogni sport ha le sue caratteristiche, quindi la pallavolo, la box, quindi ogni sport quindi deve avere questa funzione, secondo me, chi più chi meno, ma sicuramente ogni sport, lo sport appunto ha questa funzione, quello di aggregare e di trasmettere dei valori. E forse così, questa caratteristica viene sempre un po' meno, si prende anche dagli educatori da esaltare, come dire, l'aspetto agonistico, quindi la prestazione, dobbiamo vincere. E invece a livello minore, quindi non è necessario quindi esaltare la vittoria, ma esaltare sicuramente quando si va in campo si fa per vincere. È molto importante invece, come dire, formare le persone, prestare attenzione a chi magari è un passo indietro rispetto agli altri, perché poi quando si gioca in una squadra così numerosa come il rugby, quindi 15 persone più altre che stanno fuori, quindi veramente c'è di tutto, c'è appunto, come dire, c'è il figlio dell'operaio, il professionista, c'è di tutto, quindi con tutti quanti i problemi che in qualche modo tutti i problemi della società appunto sono riversati su quel campo, di conseguenza occorre molta attenzione, molto equilibrio da parte di chi dirige questa orchestra nel cercare di cogliere quelle che possono essere problematiche oppure quelle che possono essere punti di debolezza da parte dei singoli, soprattutto poi in età, esatto, quindi anche lì occorre molta attenzione a cercare la giusta miscela, il giusto mix per creare armonia nel gruppo. E questo quindi è uno degli aspetti belli dello sport, ecco, quindi quello di condividere una passione e tutti quanti sono sullo stesso piano, quindi non c'è differenza sociale. Infatti nel rugby a San Giorgio veramente hanno giocato tutti, quindi ha giocato il figlio del sindaco, quindi a suo tempo il nostro compagno di squadra è Beniamino, quindi era il figlio del sindaco di San Giorgio, così come c'era così anche tutte le varie, diciamo, categorie sociali, senza alcuna così distinzione di me. E quindi questa è una cosa bella, perché poi ci si trovava tutti insieme a condividere una passione, a condividere dei valori, e secondo me questa insomma è la lezione appunto che dobbiamo trarre da questo racconto. Cioè lo sport quindi che unisce, lo sport quindi che aggrega, lo sport quindi che crea amicizia, quindi questo secondo me è la cosa più, il messaggio quindi che vogliamo dare attraverso questo racconto. Cioè, se posso, sì. Per concludere diciamo un po'
cosa stavamo dicendo. C'è uno dei passaggi, noi scriviamo, nel rugby non si segna come nel calcio, si dice spesso non puoi tirare da 30 metri o sperare in un autogol, tutto quello che ottieni lo devi guadagnare, te lo devi sudare, segni se spingi i tuoi avversari dietro la loro H e per farlo li devi guardare in faccia, superare uno ad uno, vincerli nelle loro paure, le stesse tue. La felicità viene sempre dopo il sacrificio. Devi percorrere il campo di gioco, tutto, in una lotta che si sviluppa sulla linea della resistenza e dello scontro frontale. È prezioso ogni singolo centimetro e il più insignificante angolo se vuoi superare il tuo avversario. E non puoi farlo da solo, non puoi dribblare. Una meta, la conclusione di un sogno collettivo per il quale ognuno è disposto a dare la parte migliore di se stesso. Ecco, se mi fermo a pensare alle storie del nostro rugby sannita, trovo questo, un fragile e magnifico sogno di cui hanno fatto parte, fanno parte e parteciperanno ancora tutti quelli che almeno una volta, anche solo un giorno, hanno sentito proprio l'ovale che stringevano tra le mani. È l'essenza di tutto, è la bellezza di questo sport, anzi del nostro rugby. Qui c'è anche una poesia in questa pagina, quella non me la leggiamo. Due, si intitola Due, però è una poesia scritta da Carmine, proprio siccome suona la campana e noi interrompiamo con la campana, lì. Posso dare proprio ad Antonella? Non è proprio una domanda brevissima, che è lui proprio sulla campana. Io volevo fare i complimenti per questo racconto appassionato, cioè viene veramente fuori tutta la passione e l'amore per questo sport, ma poi da docente vorrei fare un plauso a questi ragazzi. Assolutamente silenzioso, io non sono abituata a tanto silenzio e quindi... Infatti quelli che volevano parlare se ne sono andati. Però sono rimasti la maggior parte. C'è anche da dire una cosa, loro sono la classe del professore, perché io ho avuto l'onere e l'onore di sostituire, non è cosa facile. E loro, io non ho detto niente, lui gli ha mandato un messaggio e tra l'altro non l'ho neanche invitato, loro l'hanno semplicemente invitato. E c'è qualcuno dietro che non voleva neanche venire perché gli veniva da piangere. Quindi stanno là e non parlano perché sono commossi. No, comunque è una cosa forte, diciamo. Una risonazione, trovare i ragazzi, che Andrea l'ho anche scritto, ho fatto anche un post, è stata una cosa per me molto emozionante. In passato noi avevamo, venivano i ragazzi, la scuola che non è chiusa in se stessa è la scuola che mi piace, devo dire. In passato venivano i ragazzi qui, abbiamo fatto parecchi incontri qui con i ragazzi, per i ragazzi e con i ragazzi, in cui c'erano prevalentemente, il pubblico era costituito da ragazzi, dedicavamo proprio un mercoledì al mese ai ragazzi della scuola di Treviso. Siamo silenziosi a Benevento. A Benevento, però succede il 3 ottobre come sono stati silenziosi i ragazzi oggi. Ci fermiamo qua, io vi ringrazio, siete stati bravissimi, grande applauso a tutti quanti.